Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare di un argomento, secondo me, tra i più importanti di tutti, sia nel marketing ma anche nella vita privata, anche nei nostri rapporti umani o lavorativi. E questo argomento è lo storytelling. Se ci pensate, le storie sono tra gli elementi più importanti della nostra vita. Le persone, noi tutti ci innamoriamo delle storie, ci innamoriamo dei personaggi delle storie. E se ci fate caso, le persone a cui ci affezioniamo di più sono le persone che hanno alle spalle una grande storia. Una storia che però ci viene raccontata bene. Perché chiunque può avere una grande storia, tutti noi abbiamo una storia, ma a far la differenza tra una storia che ci prende, un racconto che ci emoziona, che ci fa innamorare di una persona, e una storia che invece non ci prende, è come questa storia viene raccontata. Quindi oggi vi volevo portare 5 punti chiave, 5 consigli, mettiamola così, per provare quantomeno a strutturare una storia che prende. Per creare una storia avvincente. Ci sono alcuni elementi che sono indispensabili e come vedremo le storie contano in tutto, contano nel vostro personale storytelling, contano se volete far prendere qualcuno di una vostra storia, se volete che qualcuno si affezioni a voi, si affezioni alla vostra azienda, si affezioni a quello che fate, ci vuole un buon storytelling. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo con il primo punto. Il primo punto di un buon storytelling è che deve esserci un conflitto. Immaginatevi, tutti i grandi film c'è sempre un conflitto, c'è qualcosa che il personaggio del film, che il protagonista del film vuole raggiungere, ma che non riesce a raggiungere. È un ostacolo che il protagonista deve superare per riuscire ad arrivare a quello che desidera. Immaginatevi un film in cui il protagonista desidera qualcosa, che poi quel qualcosa è una delle chiavi attraverso cui si sviluppa il film e lo raggiunge subito. Mancherebbe tutta la suspense, mancherebbe tutta quella parte che ci fa emozionare, che ci fa innamorare del personaggio. Quindi la prima cosa importante è che deve esserci un ostacolo. E questo, se ci pensate, avviene anche nelle storie personali, no? Io vi ho raccontato anche un po' la mia storia. Ho voluto lasciare l'università per iniziare a lavorare online, costruirmi il mio progetto da solo, ma nel corso di questo percorso sono incappato in tantissimi ostacoli. Bene, bisogna concentrarsi nello sviscerare questi ostacoli, riuscire a raccontarli, riuscire a far percepire il nostro stato emotivo nell'affrontare queste challenge, nel provare a superare queste challenge. Questa è una delle chiavi più importanti in assoluto dello storytelling. Poi, secondo punto, deve esserci un contrasto tra le aspettative del protagonista e, chiamiamola, la realtà oggettiva. Quindi, tra ciò che il protagonista si immagina essere la verità e poi nel corso della storia si rende conto che in realtà la realtà è completamente diversa. Per farvi un esempio stupido, immaginatevi una persona che è convinta che appena finita l'università, con le sue competenze, con quello che ha imparato, troverà subito lavoro e poi si scontra con la realtà che invece trovare lavoro non è così facile, che magari ci vogliono altre competenze per riuscire a vendersi, a passare le proprie qualità lavorative. E questa diventa la realtà oggettiva. E in tutte le grandi storie c'è sempre questa aspettativa, magari un po' più astratta, un po' più perfetta che ha il protagonista, e invece la realtà oggettiva con cui si scontra. Il fatto che magari non tutto era così facile come se l'era immaginato. Terzo punto è la struttura del racconto. Che diversi studiosi dello storytelling hanno definito in questo modo: situazione di normalità. Esplosione, nuova situazione di normalità. Questa è una struttura di uno storytelling che funziona. Quindi c'è la situazione in cui il personaggio vive, immaginatevi Neo di Matrix, che vive nella sua normalità, seppur strana, quindi questo personaggio che è questo hacker, questo nerd del mondo online, succede l'esplosione. L'esplosione cos'è? Il colpo di scena, quello che cambia tutto. È la pillola blu e la pillola rossa che Morfeo gli fa vedere. E poi si crea una nuova normalità. La nuova normalità, quella in cui Neo scopre
la verità dei fatti, si ritrova a combattere contro il mondo delle macchine, eccetera. Insomma, se avete visto Matrix, poi sapete il resto della storia. Quindi ci viene presentata la normalità della vita di una persona e poi c'è un colpo di scena, qualcosa che improvvisamente cambia tutto. Questa esplosione potrebbe anche essere, come si vede in molti film, un incidente. C'è la normalità familiare, poi un incidente in cui magari muore qualcuno e poi si ricrea una nuova situazione, una nuova normalità. E l'esplosione è uno dei colpi di scena che va a cambiare la trama degli eventi. Oppure immaginatevi nei film American Beauty, quando Kevin Spacey incontra l'amica della figlia di cui si innamora, quella è l'esplosione che va a cambiare il seguito degli eventi. Insomma, un evento che va di colpo immediatamente a cambiare la normalità della vita del protagonista. Quarto punto, dilatare la storia. Ovviamente sappiamo tutti che magari in una nostra storia c'è stato un punto di inizio, un punto di normalità, poi c'è stata un'esplosione che ha cambiato la nostra normalità, però tutto questo va dilatato. I bravi registi sono quelli che riescono a prendere questi elementi e costruirci una storia lunga, una storia in cui possiamo effettivamente entrare in empatia con una persona. Non entriamo in empatia in una storia che dura 5 minuti, mentre se la storia viene dilatata, se questi ostacoli che il protagonista deve superare vengono dilatati e ci vengono mostrati i suoi sentimenti, le sue sensazioni, quello che questa persona ha provato nell'affrontare determinate sfide, allora sì che entriamo in empatia con questa persona, allora sì che ci innamoriamo del protagonista. E ricordatevi una cosa importantissima: le persone si innamorano delle storie perché vogliono imparare una lezione da queste storie senza però dover soffrire, senza affrontare tutte le pene o tutti i problemi che ha dovuto affrontare il protagonista, perché noi vogliamo avere lo stesso insegnamento, vogliamo imparare quello che ha imparato il protagonista senza però doverlo vivere. Vogliamo imparare da lui. E questo ci porta al quinto punto fondamentale per una storia, ovvero rendere la storia drammatica. Se ci fate caso, i film o i racconti, la maggior parte prendono delle situazioni, costruendo un canovaccio come quello che vi ho raccontato fino adesso, ed esasperando, portando al limite determinati sentimenti, determinate reazioni a quello che avviene. Le reazioni nei film sono spesso esagerate, nella realtà difficilmente per ogni situazione reagiremmo in quel modo, non in tutte ma in molte. Più una situazione viene resa drammatica tramite, ovviamente usano le musiche, usano tante cose, però più noi ci impersoniamo, più proviamo empatia, più impariamo dalla storia, perché ci coinvolge molto di più emotivamente. Il coinvolgimento emotivo è importantissimo, quindi bisogna imparare a trovare quegli elementi che possono rendere la nostra storia più drammatica, che non vuol dire inventare qualcosa, vuol dire prendere la storia ed esasperare alcuni concetti. Ovviamente fatto con un criterio, non è che per forza bisogna creare una storia struggente, però quei punti chiave bisogna un po' esasperarli. Le storie molto spesso servono a far capire a qualcuno una lezione che noi abbiamo imparato dalla vita, da quello che abbiamo dovuto affrontare. E quindi uno dei modi migliori per farlo passare è parlare delle nostre aspettative, dei nostri desideri, degli ostacoli, in modo drammatico. Quindi questi, ragazzi, erano 5 punti fondamentali. Vediamo di ricapitolarli un attimo. Una buona storia deve avere un conflitto, abbiamo visto, deve esserci un'aspettativa che il protagonista ha, che si scontra poi con quella che è la realtà oggettiva dei fatti. Poi deve esserci un evento particolarmente forte che porta il protagonista dalla sua normalità iniziale a un nuovo tipo di normalità, a una nuova situazione. Dovrà adattarsi a questa nuova situazione. Poi bisogna dilatare la nostra storia, dilatare i tempi, cercare di entrare più nello specifico, nei sentimenti, nella struttura, in quello che abbiamo affrontato, in modo da allargare temporalmente, mentalmente la nostra storia. E infine dobbiamo renderla drammatica. Non per forza, ovviamente, una storia può anche essere divertente, però se lo scopo della storia è di trasmettere qualcosa, renderla drammatica in un certo senso è uno strumento potentissimo. Quindi questi sono 5 elementi fondamentali per un buono storytelling. Poi ovviamente c'è il discorso del personaggio. Una buona storia deve avere un buon personaggio, deve avere un buon protagonista, una persona di cui ci innamoriamo, ma di questo vi parlerò in un altro video. Prima di chiudere però volevo ricordarvi che voglio lanciare questo mini format
penso che chiamerò Ask Me Anything o qualcosa del genere, in cui una volta al mese o due volte al mese vi chiederò di farmi delle domande che possono riguardare il mio lavoro, la mia vita, qualunque cosa, e uno o due volte a settimana proverò a fare dei video in cui rispondo. Quindi queste domande potete farmele qua sotto i video YouTube, ma potete anche farmele su Instagram. Una volta a settimana, una volta ogni due settimane, farò delle storie in cui faccio delle domande e poi risponderò. Per questo video comunque è tutto, ragazzi. Farò un altro video più avanti in cui parlerò del personaggio, degli archetipi, di come si crea un buon personaggio. Comunque per questo video è tutto, ci vediamo prestissimo in un prossimo video.